Associazione Il Sentiero dell'Anima e qui con noi abbiamo la dottoressa Chiara Lodovici, presidentessa dell'associazione, laureata in psicologia e consulente in relazione d'aiuto. Con lei vorremmo parlare della sua associazione, come è nata e degli scopi che si prefigge. Sì, allora, l'associazione Il Sentiero dell'Anima nasce dall'unione, dall'idea di più soci, che è proprio quello di permettere alle persone di trovare un luogo, un posto dove potersi prendere cura di se stessi, dove poter ritrovare il proprio benessere a livello fisico, psicologico, mentale e attraverso vari tipi di attività, strumenti e tecniche e di lavoro su se stessi. Quindi l'obiettivo è quello proprio di far sì che le persone possano ritrovare se stessi, fare un lavoro e un percorso di crescita personale, appunto attraverso varie tecniche e strumenti. E quali sono i corsi che avete in programma? Allora, in programma in questo momento ne abbiamo due in programma. Il primo è il percorso sul bambino interiore, che è tenuto da me in collaborazione con una collega che si occupa di costellazioni familiari. Allora, brevissimamente, il corso si prefigge proprio quello di permettere alle persone di andare a lavorare su quelle che sono state delle dinamiche disarmoniche, problematiche all'interno della propria famiglia, che quindi hanno creato poi nella vita adulta ulteriori problematiche o di relazione o comunque individuali, di lavoro, eccetera. Attraverso delle precise tecniche, aiuti e comunque teorie, diciamo più che teorie, attraverso precisi argomenti, precise argomentazioni, precise tecniche e aiuto, si può riuscire ad andare a sciogliere, a comprendere in primis e a sciogliere poi successivamente quello che appunto sono dei nuclei profondi un po' problematici che sono presenti nella persona, ripeto, purtroppo derivanti dall'ambiente familiare in cui è nato. Il corso è tenuto da me in collaborazione, come ho detto prima, con una collega che si occupa di costellazioni familiari, proprio per aiutare ancora meglio lo scioglimento e la risoluzione di alcune problematiche. Il corso inizia l'11 di febbraio, che è un giovedì, e si tiene dalle 18 alle 19:30 circa. Io lo dico sempre, qualora delle persone non riuscissero ad essere presenti in quell'orario, in quel giorno, è possibile anche fare un percorso individuale del bambino interiore, sempre appunto, anche se non è in gruppo, ma è ugualmente significativo e importante. Una tematica molto interessante, anche perché si va a lavorare anche con la parte più intima e più profonda di noi stessi, e quindi un percorso essenziale da fare. Io penso di sì, perché effettivamente quello che noi siamo oggi viene da ciò che abbiamo vissuto ieri. L'ambiente familiare, nel bene o nel male, ha comunque contribuito a creare in noi delle, ripeto, delle dinamiche, dei comportamenti e a renderci ciò che siamo oggi. Quello che in questo corso viene anche valutato e visto è proprio il vedere le figure dei genitori non come magari persone cattive, malevoli, che hanno fatto solo del male. Imparare anche a sciogliere questo giudizio nei confronti dei genitori, imparare a vederli in una luce diversa, con un'apertura di cuore differente, con una comprensione differente, e imparare a capire che quello che loro hanno fatto era comunque il meglio che potevano fare in quel momento e hanno passato quello che sapevano fare. E sta
a noi ora riuscire a entrare nell'accettazione, che non è un'accettazione passiva, ma un'accettazione di comprensione, ripeto, di apertura profonda del cuore, nel rivedere e nel accogliere, nell'amare questi genitori, nonostante delle difficoltà e dei problemi che ci sono stati, quindi stare nel cuore e nell'amore. Grazie mille. E grazie a voi. E volevo anche accennare anche un'altra cosa, che c'è anche un altro corso in programmazione, ed è il corso di seminario di Reiki di primo livello, che sarà il 9 e il 10 di aprile, si terrà il 9 pomeriggio e il 10 tutta la giornata, sempre chiaramente in associazione, e quindi per chi fosse interessato chiaramente può benissimo contattarmi. È un'esperienza bellissima, è un'esperienza che apre molto il contatto con la nostra interiorità e anche con le energie più alti, sottili e universali. Yeah.